UED, Tina bagna Gemma e Maria prende un serio provvedimento. Tina bagna Gemma e Maria prende un serio provvedimento. Tina bagna Gemma e Maria prende un serio provvedimento. Ed ecco l'ennesimo gesto da parte di Tina nei confronti di Gemma. Dopo la bottiglietta d'acqua e la torta in faccia, Tina è passata direttamente a una secchiata d'acqua, mentre la De Filippi, imbarazzata e ridendo, le chiedeva scusa, invitandola ad asciugarsi dietro le quinte. E Tina ha poi raggiunto la dama, nel backstage. Momenti che sembrano sfuggire di mano tra scherzi che hanno quasi il sapore di scherzi da centro estivo, spesso eccessivi. Sotto braccetto a Tina, Gemma è poi rientrata in studio, in accappatoio e con un asciugamano. Maria, per farsi perdonare per l'accaduto, ha regalato alla dama i fiori che aveva ricevuto poco prima. Tina bagna Gemma e Maria corre ai ripari. Tina bagna Gemma e Maria De Filippi prova subito a risolvere la situazione cercando di placare gli animi. Il tutto è accaduto dopo che la Cipollari ha preferito uscire dallo studio per andare in bagno. Rientrata dagli altri ha rovesciato il secchio sull'ormai vittima preferita Gemma Galgani. Le risate hanno contagiato tutti ma soprattutto, la dama piemontese, non si è scalfita più di tanto. Le scene sono state riprese subito sui vari siti e nelle varie pagine Instagram. Sicuramente, come dopo, ritroveremo questa scena trasa nella rubrica di Striscia la notizia I nuovi mostri. Ascolti record per il programma della De Filippi. Se Tina bagna Gemma, non è la prima volta che le due discutono. Tina Cipollari, la famosa opinionista di Uomini e Donne, nel corso dell'ultima puntata della trasmissione televisiva, nell'ennesima discussione con la dama torinese Gemma Galgani, l'ha colpita in un occhio, in una sorta di incidente. Le due, ormai da tempo, sono protagoniste di numerosi teatrini e scenette, ma questa volta vediamo che interverranno anche Maria De Filippi e addirittura un medico. Riusciranno a far pace prima della fine della stagione televisiva di Canale 5? Ai posteri l'ardua e dura sentenza definitiva.